vieno fuori santi suoi pensieri, come un angelo era bello, preteggioso cavaliere. Quando aveva 14 anni, in un gran modo fece a Dio, non pensando bene e fanno per l'uomo né dose né. E arrivata a grande fiume, Margherita lo scontravo, di Sartoria lì San Giovanni a San Giorgio le contavo. Possiamo chiamarlo per questa uscita nel tramonto modicano, un San Giorgio che doveva essere portato sul camion per andare nella zona nuova della città, alla Sorda, ma che per la volontà dei portatori, vedete, sono tantissimi contraddistinti da queste casacche rosse, vogliono portarlo per un pezzo a mano e quindi inizia questo percorso. Noi lo seguiremo per voi, ma vediamo già che c'è tanto entusiasmo come al solito dietro questo santo e soprattutto da sottolineare come i portatori, che sono giovanissimi, sono partiti alla riscossa con questa processione. Dopo una prima battuta che ha portato il santo fino a Corso Umberto, lo stanno deponendo sul mezzo che poi evidentemente lo porterà fino a Modica Sorda. I portatori precederanno il santo e inizia da questo momento una processione con dei rituali decisamente diversi. Come vedete, gli accorgimenti per riporre il santo su questo mezzo che lo porterà poi, dicevo, fino alla zona nuova, e noi continuiamo a seguire queste fasi. Thank you.
vivo di questa festività di San Giorgio, e assieme a me il professor Uccio Barone, che è uno storico, oltre ad essere in questo caso, per quanto riguarda la città di Modica, assessore ai beni culturali, alla cultura e alla pubblica istruzione. Ma entriamo nel vivo, vogliamo parlare di questa chiesa splendida intanto che noi abbiamo qui a Modica, e che è nata in che periodo intanto, e come mai è nata così possente per inneggiare a questo santo, San Giorgio? Naturalmente la chiesa così come la vediamo adesso è la chiesa ricostruita dopo il terremoto del 1693, e possiamo dire parzialmente completata nel 1738, anche se l'intera chiesa fino al terzo ordine e la scalinata sono state addirittura completate nel corso dell'Ottocento. Naturalmente San Giorgio ha una storia molto più antica, sia la chiesa prima del terremoto del 1693 sia il culto di San Giorgio nella contea e nella città di Modica. Le fonti ci dicono che il primo tempio dedicato a San Giorgio nasce tra la fine del XII e il XIII secolo, quindi intorno al 1200. E si ritiene che siano stati i normanni a volere questo tempio, perché la lotta contro i saraceni, contro i turchi, comportò una grande fede nei confronti di un santo cavaliere come appunto San Giorgio. E San Giorgio dunque nasce nel XIII secolo. È ovviamente un culto che era diffuso in tutto l'Oriente cristiano, ma anche in Europa. Nel Medioevo in Europa il culto di San Giorgio si diffonde soprattutto in Inghilterra, in Germania e in Francia. In Italia in modo particolare vorrei ricordare Genova. Genova dedica, la Repubblica di Genova, la grande Repubblica genovese dedica un culto particolare a San Giorgio, e la famiglia dei Grimaldi, che poi si trapiantò a Modica nel 500, diede un particolare aiuto al culto di San Giorgio nella nostra città. Non sappiamo nulla della chiesa prima del terremoto. Sappiamo che tuttavia era un tempio maestoso, molto bello, ricchissimo di decorazioni, e questa chiesa di San Giorgio rappresentava la cattedrale della contea di Modica, di questo grande stato feudale. Una grande chiesa che rappresentava anche Modica come era nel corso del XIV, del XV, del XVI secolo. Modica, ricordo a tutti quelli che ci ascoltano, era soprattutto la città fortezza, la città nella rocca. Modica era fino al 500 Modicalta, sostanzialmente la parte alta della città con le mura fortissime. E fuori dalle mura c'era il quartiere di Cartellone, c'era il quartiere di Francavilla, che si chiamava così perché era fuori dalle mura, la città militare, la città dei nobili, la città dei soldati, la città dei sacerdoti, era la città alta, la città medievale. E quindi il castello sulla sinistra, il Duomo di San Giorgio sulla destra, i centri nodali dell'antica città militare. Poi naturalmente con l'età moderna, con lo sviluppo dei commerci, dell'economia, della società, nel corso della seconda metà del 500 e nel corso del 600 nasce la parte bassa della città. Si riempie di case, di chiese, di conventi, la città si allarga.
E allora San Giorgio rappresenta la chiesa della parte alta della città. Ci sarà San Pietro nella parte bassa, un grande tempio, a contendere a San Giorgio il primato nell'ambito delle grandi chiese della contea. E ne nascerà una polemica che è durata per almeno due secoli e che oggi fortunatamente è superata. Ecco, alla luce della novità di quest'anno, quest'anno giubilare, San Giorgio che per la prima volta sarà portato nella zona nuova della città, Modica Sacro Cuore, a Modica Sorda. Quindi cosa significa? Che queste diatribe che per secoli sono esistite e adesso non avevano più senso di esistere, in effetti. Nel passato le diatribe e le lotte fra le chiese, che erano lotte fra le confraternite rivali, avevano ben poco di religioso, erano uno scontro soprattutto tra famiglie e rivali, ma non solo a Modica, tra San Giorgio e San Pietro, c'era lo scontro terribile tra San Giovanni e San Giorgio a Ragusa, tra Santa Maria la Nova e San Bartolomeo a Scicli, a Ispica tra i Cavari e i Nunziari, a Comiso tra l'Annunziata e la Chiesa e i Matriciari, la Chiesa Madre. Tutte queste lotte si capiscono nel quadro del 1600, del 1700. C'era uno scontro tra chi doveva controllare lo spazio sacro e lo spazio civile di città che si stavano sviluppando. C'era anche molto fanatismo dietro queste lotte. Oggi non c'è più. E devo dire, io vedo con grande favore questa ipotesi che padre Stracquadani ha portato avanti di una processione che porti il simulacro di San Giorgio anche nella parte nuova della città, a indicare che San Giorgio è, come San Pietro e come gli altri santi della città venerati a Modica, santi di tutta la città. C'è la necessità di recuperare una grande unità. Dobbiamo anche considerare che molti abitanti di Modica Alta in questi ultimi 20 anni lentamente si sono trasferiti nella parte nuova, alla Sorda, a Treppiedi, Sacro Cuore, e quindi questo San Giorgio che va nella parte nuova e in fondo esprime questo tentativo di restituire ad unità una città che oggi è divisa in tre quartieri, la parte alta, la parte bassa, la parte nuova. San Giorgio è, al pari degli altri santi, uno dei grandi beati verso cui il culto non di una parte della città ma di tutta la città si indirizza, e quindi lo considero positivo. Ovviamente se poi si vuole strumentalizzare o si vuole polemizzare in maniera strumentale contro queste decisioni, io su queste cose non voglio entrare. Dico che Modica ha attorno a San Giorgio una grande tradizione culturale. Noi la dobbiamo valorizzare, la dobbiamo rispettare. C'è un elemento di fede, di religione, ma vorrei invitare tutti a riflettere che San Giorgio esprime per secoli la potenza della contea di Modica, la forza militare, politica ed economica dei conti Chiaramonte prima, Cabrera poi, Enriquez Cabrera poi, e noi dobbiamo, attorno a San Giorgio restituire lo spessore di questa bellissima, grande, nobile storia della contea e della città di Modica. Bene, noi ringraziamo, adesso ne sappiamo un po' di più, ringraziamo lo storico, il professore Uccio Barone, ma vediamola questa traslazione di San Giorgio, questa novità, San Giorgio alla Sorda. Siamo al quartiere Sorda, dove tra qualche momento dovrebbe arrivare il simulacro che i portatori scenderanno dal camion e lo porteranno a piedi fin qui. Qui intanto si è raggruppato un notevole numero di persone che sta aspettando il santo. Addirittura il sacerdote, il titolare della chiesa del Sacro Cuore, aspetterà, riceverà il santo poi sarà portato in chiesa per un momento di preghiera e poi inizierà questa processione. Ma io prima
mentre abbiamo qualche attimo ancora, vorrei chiedere le impressioni e i pareri delle persone. Proviamo a sentire qualcuno da questa parte. Va bene, uno di tutti. Senta, che cosa ne pensa lei di questo avvenimento? San Giorgio alla sorda. Lei è della sorda? Io sono proprio di Modicalta, San Giorgio. Ah, lei è di Modicalta. E come mai è qua? E sono qua da 35 anni, da 40 anni quasi. Che abita alla sorda. E quindi che cosa ne pensa che San Giorgio arrivi fino qua, fino alla sorda? Sì, ed è bene. È buono ed è, come devo dire, è contento di questa cosa. Sì signore. Senta, ma è la San Giorgio è allegro da San Giorgio Cavaliere. Senta, ma è la prima volta che succede? Lei non ricorda che volta una volta usciva sì, però per Modicalta andava fuori di città 2-3 chilometri, ma qua mai. Ma è la prima volta. Allora, proviamo a sentire ancora qualche altro parere. Senta, lei è della zona sorda? Vicent'anni sogno a casa. È alla sorda. E mi dica una cosa, che cosa ne pensa del fatto che San Giorgio è qua alla sorda? Una cosa bella, è a posto, ci voleva. Dove abitava lei 30 anni fa? A Modicalta, campagna. A Modicalta in campagna. Quindi lei è un ex San Giorgiaro probabilmente. È vicino, Santo Toro, San Giorgio. Allora, è contento? Ah certo, sono contento. Fu una cosa bella. Ecco, proviamo a chiedere ancora qualche altro parere, qualche impressione. Buonasera, signora. Sentiamo a lei. Signora, lei abita alla sorda? Io sì, alla sorda. Senta, che cosa ne pensa del fatto che San Giorgio viene qui alla sorda? È bellissimo, abbiamo aspettato tanto, abbiamo aspettato, sì. E finalmente quest'anno si è realizzato. Sì. Bene, lei che ne pensa? Ma è buono magari, non lo so. È contento? No, una volta all'anno, una volta ogni tanto, ogni anno. Certo, ci mangia gente, siamo già a casa, perciò... Grazie signora. E allora continua ancora, proviamo a chiedere alle signore, guarda quante belle signore che abbiamo. Signore, che cosa ne pensate del fatto che San Giorgio per la prima volta viene qui alla sorda? È una cosa bellissima, io sono nata a San Giorgio, battezzata a San Giorgio, sono di San Giorgiaro. E allora ecco che San Giorgio inizia con i soliti fuori programmi, infatti in questo momento ha dribblato la processione e i portatori lo stanno portando in un posto che in effetti non era previsto perché stanno facendo un giro più largo. Ecco, cominciamo a vedere come le processioni in effetti si svolgono con tanto di fuori programma e un grande entusiasmo mentre partono i giochi d'artificio per festeggiare, dare così il benvenuto nel quartiere sorda. Rileviamo ancora una volta come sia veramente tanta la gente della sorda che è venuta ad accogliere il Santo Cavaliere. Chiesa del Sacro Cuore, dove i portatori si stanno preparando per una carica, una delle cariche che vede San Giorgio Cavaliere di corsa e sarà portato all'interno della chiesa. Dicevo, un momento di preghiera e dopo la processione per le vie della città alta, cioè della città sorda, città nuova.
tradizione, le sorprese di San Giorgio non finiscono mai. Infatti il santo che doveva procedere per via Aldo Moro vuole invece fare un ingresso dentro l'ospedale, a quanto pare. Sembra che ci sia questa volontà, mentre il pubblico presente forse ha applaudito questa decisione da parte dei portatori, i quali sicuramente si stanno preparando per una carica, perché come al solito, vogliamo ricordarlo, San Giorgio Cavaliere va di corsa e questa corsa va simulata evidentemente dai portatori. Intanto ancora una volta anche qui nella zona dell'ospedale un folto pubblico che ha aspettato il santo. Fino a questo momento si sta rivelando una bella iniziativa quella che ha portato fin qua sopra il santo protettore tradizionalmente della città alta. Ma vediamo adesso come si stanno preparando. Ecco, forse probabilmente aspettavano la banda che desse il via. E appena la banda è pronta col via, eccolo qui, evviva San Giorgio! Mentre vediamo alle finestre dell'ospedale tanta gente, luogo di sofferenza, ma magari molta gente si rivolge con fede al santo protettore. Anche questo è uno dei momenti toccanti di questa iniziativa. Sembra strano che nel piazzale antistante dell'ospedale ci sia addirittura una banda musicale. Chissà che questi momenti possano essere di conforto anche per i tanti ammalati che sono presenti qua. Tra l'altro l'ospedale maggiore è un ospedale di circondario, quindi sono tantissime le persone da tutta la provincia presenti qua. Ma seguiamo ancora questi momenti toccanti della processione di San Giorgio. Allora, San Giorgio alla sorda, ma come può fare tutto sto bene? San Giorgio ha 81 anni, non c'è stato mai a sud, e ora è alla sorda. Padre, Figlio e Spirito Santo, come un grande avvenimento. Ma è grande amore San Giorgio, grande amore San Giorgio. Viva San Giorgio! Viva San Giorgio! E mentre c'è questa sosta all'ospedale, approfittiamo per chiedere all'assessore Carpentieri, assessore al turismo, questa tantissima gente, anche voi ve l'aspettavate? No, devo dire assolutamente è stata una sorpresa da parte nostra e devo dire penso anche da parte della Chiesa. Non ci aspettavamo assolutamente tutta questa affluenza, ma è veramente un successo, sono molto contento, veramente sta andando tutto bene. Sono contentissimo veramente che la partecipazione è massiccia veramente. Quindi, ma alla luce di queste cose, probabilmente San Giorgio sarà un inedito, una cosa che succede solo una volta, o forse si dovrà cominciare a pensare che è il caso di ripetere questo evento? Penso che hai ragione tu, si dovrà incominciare a pensare ad iniziare proprio quando si finisce questa festa, di organizzare meglio per il prossimo anno e spero che continui negli anni, spero. Grazie all'assessore Carpentier.
ma c'è un momento molto particolare di questa processione di San Giorgio, che è il momento dedicato al ristoro. Una serie di persone del quartiere, in questo caso, mettono assieme delle somme e organizzano un ristoro. Che cosa si mangia tradizionalmente? Intanto i famosi piretti che vengono utilizzati per San Giorgio, e poi io da qui riesco a vedere, voi forse non riuscite a vederlo, ma c'è un pentolone grandissimo con del bollito, tradizionalmente bollito, e poi viene servito il vino, e i caricatori possono così finalmente rilassarsi un po' dopo le fatiche, dopo aver portato il santo, perché ancora un'altra fatica li aspetta, che sarà il rientro nella chiesa. E poi tradizionalmente faranno sicuramente i giri all'interno della chiesa, che è un po' la prova generale della festa che poi sarà fatta il 29 quest'anno, il 29 di aprile. E vediamo, seguiamo un po' questa gente, c'è questa distribuzione. Io spero di farvi vedere un piatto con il quale c'è il bollito. Ecco, questo è l'esempio. Questo, ecco, prendiamo un... Ecco, allora, come va questo San Giorgio alla sorda quest'anno? Siamo soddisfatissimi, veramente. Si è riuscito abbastanza bene. Non la credevamo che trovavamo tanto afflusso di gente, veramente. Ecco, benissimo. Cosa... Che cosa abbiamo preso? Abbiamo il bollito? Noi abbiamo il bollito, che è a tradizione nostra, quando accompagniamo a San Giorgio, ci sono delle fermate dove si fanno trovare bolliti, focacce. Allora, seguiamo le ultime manovre, l'ultimo sforzo per i portatori, che stanno accingendosi a prendere il santo dal mezzo e portarlo all'interno della chiesa. Al suono trionfale della banda inizia il rientro in San Giorgio, nel Duomo. Il santo è stato riposto e questa prima giornata, questa prima fatica è finita qui. Tutto è andato per il migliore dei modi, così come avete potuto vedere. I portatori hanno veramente fatto miracoli, ed è il miracolo che ripeteranno ancora il giorno della festa, in un momento in cui San Giorgio sarà portato nella zona alta della città, Modicata.